Buonasera e bentornati al sommario quotidiano di Riviera, videorubrica in diretta con la quale cerchiamo ogni giorno di fare il punto delle ultime notizie dal comprensorio della Locride e soprattutto cerchiamo di instaurare con voi lettori una linea di comunicazione diretta grazie alle notizie, scusate, ai commenti che potete lasciare sotto questo stesso video. Ma cominciamo come di consueto con la lettura del bollettino emanato dalla Regione Calabria relativo ai contagi da Covid-19, che purtroppo, come probabilmente già avrete avuto modo di vedere, non ci dà assolutamente buone notizie per quanto riguarda la giornata odierna. Sono infatti 12 i nuovi positivi rispetto alla giornata di ieri, rilevati attraverso l'analisi di 1165 tamponi, 132 i pazienti attualmente positivi che si registrano, insomma, attraverso l'aumento dei pazienti positivi un po' in tutte le province. Ci sono infatti aumenti sia a Reggio Calabria che a Cosenza, che a Catanzaro, che a Vibo Valentia, che a Crotone, in effetti, quindi in tutte le province. Restano 7 solamente i pazienti fortunatamente in osservazione in ospedale. La restante parte invece sta spendendo la quarantena in isolamento domiciliare. L'unica nota veramente positiva è che si registra anche la guarigione di 2 persone, quindi i guariti salgono a 1087. Però comincia a destare, tra virgolette, preoccupazione il numero di casi che si sta rilevando in queste giornate. Casi che sono legati soprattutto a eventi fondamentalmente di leggerezza o di incoscienza, se vogliamo, da parte di gruppi di individui. Si tratta soprattutto di giovani, sia per quanto è accaduto a Reggio Calabria negli scorsi giorni, con un focolaio che sta continuando ad aumentare in seguito a una festa per il rientro di una persona dalla Lombardia, che è stata fatta senza le dovute precauzioni, sia per quanto invece è accaduto nelle ultime ore a Soverato, con un giovane che avrebbe frequentato i locali della Movida durante il fine settimana, per poi risultare positivo al Covid-19. Si tratta naturalmente di una situazione delicata che ha creato grandissimo allarme nelle istituzioni regionali, e che fondamentalmente ha fatto sì che si venisse a verificare quella situazione che tutti un po' temevamo, ovvero che il progressivo allentamento dell'attenzione nei confronti della pandemia, che purtroppo è ancora in corso. Noi siamo uno degli stati, lo ricordiamo, che in questo momento si trova in una situazione più stabile, ma ci sono diversi paesi, anche d'Europa, che stanno avendo situazioni piuttosto allarmanti. Insomma, che questa leggerezza, diciamo così, portasse poi all'emergere di nuovi focolai. Attualmente ce ne sono in effetti 2 proprio nella nostra regione, per i quali adesso si attende naturalmente di vedere gli sviluppi. Sviluppi che comunque sia sono già arrivati in qualche modo, perché, e così cominciamo a parlare delle notizie del giorno, la presidente della regione Santelli è corsa ai ripari già a partire dalla serata di ieri. Infatti, come ci ha abituato durante il periodo più pressante dell'emergenza, è rimasta in piedi fino a tardi la presidente per emanare un'ordinanza che, a partire dalla serata di ieri, rende effettivo, insomma, l'obbligo del tampone per tutti coloro che nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Calabria siano stati in Croazia, Grecia, a Malta o in Spagna. Allo stesso tempo viene reintrodotto l'obbligo dell'uso delle mascherine o di altre protezioni idonee, naturalmente, quindi di tutti i dispositivi di protezione individuale, non solo nei luoghi chiusi aperti al pubblico, ma anche in quelli all'aperto, nelle circostanze naturalmente in cui la distanza interpersonale non può essere rispettata, fermo restando, e sottolineando anzi, l'obbligo di divieto di assembramento. Nel frattempo, però, visto quanto accaduto proprio nel comune di sua competenza, il sindaco Ernesto Alecci di Soverato ha emesso nelle prime ore del mattino invece un'ordinanza con cui disponeva, in seguito a quanto accaduto a questo giovane che avrebbe frequentato appunto questi locali della Movida Soveratese per poi risultare nella giornata di ieri positivo al Covid-19, dicevamo, ha emesso la chiusura delle attività di intrattenimento musicale della città.
Questo naturalmente arrecando, è chiaro, un danno, perché nella settimana di Ferragosto proprio alle attività che vivono naturalmente di questa loro capacità di attrarre turismo e persone anche del luogo. Però, ha spiegato Alecci in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, è stata una chiusura precauzionale proprio per cercare di dimostrare l'attenzione e la responsabilità nei confronti di una situazione ovviamente molto delicata. Al contempo si è attivato anche l'ASP di Catanzaro, che dopo quanto accaduto ha immediatamente installato delle tende, grazie all'ausilio della protezione civile, di pre-triage per cercare di intensificare l'opera di effettuazione dei tamponi di tutti coloro che potrebbero potenzialmente essere entrati in contatto con queste persone o potrebbero aver frequentato i locali che questa persona ha frequentato, e per evitare soprattutto l'intasamento degli ospedali, dopo la notizia di questa positività al coronavirus, si è deciso anche di aumentare l'orario di lavoro dei laboratori per cercare di processare il più velocemente possibile i tamponi. Tornando un secondo all'ordinanza emanata dal sindaco di Catanzaro, c'è da dire che ha anticipato solo di poche ore quella che poi di nuovo la presidente della regione Iole Santelli ha emanato nella mattinata di oggi. In accordo con il governo nazionale, infatti soprattutto dopo aver interloquito con i ministri della salute e degli affari regionali, quindi Francesco Boccia e Roberto Speranza, la Presidente ha deciso dalla giornata di oggi, con un'ordinanza dunque che è entrata immediatamente in vigore e fino a tutta la giornata del 7 settembre 2020, la chiusura di tutte le attività che hanno attinenza con il ballo, quindi le sale da ballo, le discoteche e locali similari come lì di balneari, che siano essi all'aperto o al chiuso. Si tratta di un provvedimento che anche in questo caso purtroppo arrecherà un danno ai gestori dei locali, soprattutto nella settimana di Ferragosto, ma che è dettato sicuramente dal timore che la situazione possa poi concretamente sfuggire di mano e determinato, diciamolo chiaramente, dalla mancanza di responsabilità che è stata dimostrata nelle ultime settimane, vuoi da parte delle persone che frequentano questi locali, vuoi anche un po' dalla leggerezza con cui alcuni operatori o alcuni del settore hanno affrontato insomma questa situazione, probabilmente ritenendo che il pericolo fosse terminato o anche a causa probabilmente di un difetto di comunicazione, ritenendo che fosse possibile munirsi di termoscanner e che le persone non avessero decimi di febbre per potersi sentire tranquilli che la situazione fosse sotto controllo. Così purtroppo non è stato. Certamente i comportamenti più sbagliati che da questo momento in avanti dovrebbero essere da evitare sono quelli similari a quelli portati a termine da un gruppo di 4 persone che nella giornata di ieri hanno forzato l'ingresso al museo di Reggio. In che senso? Non hanno compiuto un'effrazione, però nonostante non si fossero prenotati, come richiedono le norme anti-Covid, per effettuare una visita al museo di Reggio Calabria, queste persone hanno deciso di entrare ugualmente, riuscendo peraltro a non pagare il biglietto e minacciando gli operatori che si trovavano all'ingresso, solamente per poi andare a osservare la sala dei bronzi di Riace e richiedendo peraltro l'intervento delle forze dell'ordine per poterle identificare e far uscire dai locali del museo. Noi capiamo questa fame e ci fa piacere anzi questa fame di cultura dimostrata da queste 4 persone, però certo non è questo il modo di soddisfarla. Tanto più che questo ha arrecato, e lo dice in una nota stampa anche il direttore del Museo Carmelo Malacrino, gravissimi disagi a chi invece le norme le aveva rispettate, dato che in seguito a questo fatto è dovuta intervenire una squadra per effettuare una sanificazione straordinaria dei locali
del Museo di Reggio Calabria che ha determinato un'apertura ritardata questa mattina alle ore 10.30 e ha ovviamente fatto saltare anche delle prenotazioni per chi invece aveva rispettato, come dicevamo in precedenza, le norme, si era regolarmente registrato. Chiudiamo finalmente questa ampia e piuttosto seria pagina dedicata al coronavirus e chiudiamo con due notizie sicuramente più leggere. Parliamo di due manifestazioni culturali che comunque fortunatamente non si fermano, soprattutto nel nostro comprensorio. Nella giornata di domani alle ore 21 presso la Corte del Palazzo di Città si svolgerà a Locri la presentazione del libro di Eleonora Spezzano, Hans Mayer e la bambina ebrea. Si tratta di una presentazione organizzata dall'Associazione Culturale Leggendo tra le Righe nell'ambito del progetto Naturalmente Cultura con il patrocinio del Comune di Locri, durante il quale interverranno Domenica Bumbaca, l'assessore alle politiche sociali, e la rappresentante dell'Associazione Culturale Leggendo tra le Righe, Marisa La Rosa, che dialogherà poi con l'autrice Eleonora Spezzano. È già stato annunciato invece poi il programma che riguarderà Portigli Alba, atteso evento di punta del Festival del Teatro Classico Tramito e Storia che si svolge annualmente presso il Teatro Greco-Romano di Portigliola. Quest'anno, durante quella che viene definita l'alba più suggestiva della Locride, quindi con uno spettacolo molto particolare che comincerà alle ore 5 del mattino del sabato di Ferragosto, si potrà assistere al ritorno di Vito Cesaro e Claudio Lardo, che erano già stati ospiti della Kermesse durante lo scorso anno con Il Povero Pluto, che aveva visto la partecipazione anche di Danny Mendez, l'ex Miss Italia. Nel programma di quest'anno invece Emozioni tra maschere, cappelli e canzoni, un esempio dunque di commedia dell'arte che si svilupperà attraverso importanti brani teatrali di Enrico Caruso, Salvatore Di Giacomo, Antonio Ghirelli, Raffaele Viviani e del grande Totò. Un appuntamento molto affascinante e anche divertente a questo punto, che sarà sicuramente da non perdere per tutti gli appassionati. Con questa notizia noi concludiamo l'appuntamento odierno. Naturalmente mai come oggi ci teniamo a rinnovare l'invito a rispettare le norme vigenti, soprattutto a rispettare le norme emanate proprio nella giornata odierna da parte della Presidente della Regione Calabria, quindi portate sempre con voi dei dispositivi di protezione individuale, guanti, mascherine, lavatevi spesso le mani, cercate di evitare contatti troppo ravvicinati con persone che non facciano parte della vostra cerchia familiare, perché insomma gli ultimi eventi hanno dimostrato che l'attenzione evidentemente non è mai troppa. Detto questo, noi vi lasciamo alla nostra altra consueta raccomandazione, che è quella di continuare a seguirci sui nostri social e sul sito lariviaonline.com per rimanere aggiornati su tutti gli ultimi eventi dalla Locride, e vi ricordiamo che potete vedere questa stessa diretta non solo sulla nostra pagina Facebook ma anche sul nostro canale YouTube Redazione Riviera. Noi ci rivediamo domani, io vi auguro una buona serata e vi ricordo che l'appuntamento è sempre alle ore 18.30 con il sommario quotidiano. Arrivederci.